Un investimento di circa 27 milioni di euro è il costo del futuro digestore anaerobico, impianto da circa 60.000 tonnellate per lo smantellamento dell'organico, che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2022. L'impianto sarà a servizio dei comuni della provincia, da realizzare attraverso una società con Marche Multiservizi. Nessuna comunicazione ufficiale sul posizionamento del digestore, che a quanto pare spetta al Consiglio Comunale dare il via libera o meno al progetto, anche se il sindaco sostiene che la città di Fano non deve passare in secondo piano rispetto agli altri comuni della provincia per l'installazione dell'impianto. Secondo il presidente di ASET, il digestore servirà a produrre biogas, elemento importante sul fattore economia dei trasporti, e anidride carbonica, utilizzabile dagli ospedali, e il composto finale può essere utile anche in agricoltura, sostituendo i concimi azotati. Secondo Reginelli, con lo scarto dell'umido si possono ottenere materie prime sicure con un abbattimento dei batteri. Non per ultimo, l'impianto recherà, secondo gli amministratori, anche dei benefici economici, con incentivi previsti per i comuni che li ospitano, ovvero 60.000 tonnellate porteranno nelle casse comunali 300.000 euro l'anno, pari a 6 milioni di euro per 20 anni. L'argomento del progetto del digestore ha scaturito diversi dibattiti tra le forze politiche. Secondo la consigliera Tarsi di Fano Città Ideale, sugli incentivi non c'è garanzia normativa, mentre per i 5 Stelle hanno chiesto se non fosse adatto un impianto più piccolo delle 60.000 tonnellate. Il consigliere comunale della Lega ha ricordato lo studio di fattibilità, nel quale sono stati individuati tre zone per l'eventuale installazione, ovvero la discarica di Monteschiantello, Falcineto e Bellocchi. Il dibattito sull'argomento è attivo anche fuori dalle aule del consiglio, tra i cittadini interrogati sui vantaggi o meno di un ipotetico impianto. Ci mancherebbe altro che non si facesse. Secondo lei qual è la zona più appropriata per installare questo? Questo riguarda un pochino il comune, ma le zone sono tante. Ma è chiaro che devono essere d'accordo chi ci abita vicino. Per me non è obsoleto, semplicemente. Perché è roba che noi, io facevo quel mestiere lì, e lo vendevamo 30 anni fa. Figurarsi adesso che tecnica è. È una tecnica che già allora ha dato dei problemi enormi, perché si riempie di porcherie che dopo ogni tanto bisogna svuotarli, e diventa un'impresa svuotarli per ripulire le parti interne che non sono organiche e quindi non digeriscono, non producono il gas biologico. Io avrei molta prudenza ad installarlo, a fare un investimento del genere. È una cosa che ci vuole, perché per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è un problema in Italia. Secondo lei qual è la zona più appropriata? Penso che sia Falcineto, perché è una zona dove c'è campagna e non è proprio vicina alla città. Dipende da cosa ci buttano gli distributori. Anche la zona dove verrà installata, secondo lei qual è quella più opportuna? Ci vuole quella dove c'è meno abitazioni, un pochettino più isolata. Scegliere le zone dove non danneggia niente, non danneggia né le abitazioni, né se ci sono scuole, se ci sono negozi o complessi di supermercati, capito? È tutto lì, io penso che sia.